stiamo parlando di master di primo livello nel settore AFAM. Tra l'altro è la prima volta che la Regione Calabria istituisce il catalogo dell'alta formazione in questo settore e noi devo dire con orgoglio siamo l'unica istituzione che è rientrata nel bando e che quindi è stata autorizzata ad organizzare master di primo livello in questo settore in convenzione con il Conservatorio di Musica di Cosenza. Tre sono le figure che sono state autorizzate dalla Regione Calabria. La prima è direttore, concertatore, arrangiatore per orchestre. Il secondo è pianista collaboratore e accompagnatore per strumentisti e cantanti. E la terza figura è più di area tecnica, le prime due sono più di area artistica, e esperto organizzatore eventi nel settore dello spettacolo. È un master, tutti e tre sono ovviamente master di alto profilo professionale, per cui per ognuna di queste figure è previsto un titolo di accesso minimo, ma ovviamente tutte le informazioni si possono trovare sul sito dell'Associazione Musicale Orfeo Stillo, che è associazionestillo.it, alla pagina ovviamente dedicata all'alta formazione. Sono tre figure tra l'altro particolarmente richieste dal mondo del lavoro e quindi anche con una facilità di inserimento dopo la formazione nel mondo del lavoro. La formazione avverrà a Paola presso la sede dell'associazione, che è la dimora storica Palazzo Stillo Ferrara, in tutti i weekend da fine marzo fino a dicembre con esclusione dei mesi estivi. Dopo il periodo formativo ci saranno anche c'è tutto un periodo di tirocinio all'interno di moltissimi enti che si sono partenariati con noi, alcuni molto prestigiosi di fuori regione, parlo del Teatro Reggio di Parma, il Conservatorio di Milano, il Teatro Sociale di Como, lo Sferisterio di Macerata, l'Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, veramente tantissime istituzioni molto importanti, ma ce ne sono altrettanto importanti anche naturalmente in Calabria, che sono ovviamente differenti per le tre diverse figure che andremo a formare. Questo master è aperto sia a occupati che a disoccupati, questa è una cosa molto importante, e soprattutto mi fa piacere sottolineare che la Regione Calabria ha emanato contestualmente un bando voucher per rimborsare l'intero importo del costo del master e per erogare l'indennità di tirocinio per tutti i partecipanti, quindi è sicuramente un'opportunità da non perdere. C'è necessità di qualche, di qualche titolo particolare? Sì, certamente, per ognuno di queste figure c'è un titolo minimo di accesso, per dire per le figure di area artistica ovviamente il titolo minimo di accesso è un diploma di conservatorio, ma non ovviamente nel settore. Per farle un esempio, per quanto riguarda il master in direttore d'orchestra non serve un diploma di direttore d'orchestra, però serve un diploma anche solo di triennio in strumento, per esempio, oppure in composizione. E troveranno tutte le informazioni proprio sul bando. Naturalmente ci sarà poi una graduatoria in base ai titoli, quindi chi più titoli ha più sarà in alto in graduatoria, ma il titolo di accesso è un titolo di accesso minimo. Per gli esperti organizzatori eventi invece il titolo di accesso è un diploma di scuola media superiore. È ovvio però che se arriveranno dei laureati avranno nella griglia di valutazione un punteggio maggiore, ma il titolo di accesso è minimo. Quello che mi fa piacere, se posso anche in questa breve intervista, sottolineare è il valore dei docenti che sono stati scelti per questi master. Sono veramente docenti di altissimo spessore. Per i master di direttore avremo Donato Renzetti, che è veramente il numero uno in Italia per quanto riguarda la scuola di direzione, da cui sono usciti tutti i direttori che sono in giro e che dirigono i teatri, ma a fianco a lui avremo altri importantissimi direttori quali
per esempio Daniele Agiman, Luciano Acocella, Giuseppe D'Amalfa, e poi avremo per esempio del nostro conservatorio, perché ovviamente alcuni docenti saranno anche del conservatorio di Cosenza, Giuseppe Finzi, Francesco Perri, questo per nominare alcuni nomi. Per quanto riguarda il master di pianisti accompagnatori e maestri collaboratori, il maestro Bruno Canino, che è il numero uno per quanto riguarda il camerismo in Italia, avremo il maestro Davide Cavalli, che è il pianista del maestro Muti, sì, ed è responsabile proprio dei corsi per maestri collaboratori che si tengono a Ravenna nell'Accademia del maestro Muti, ma ci sarà anche il maestro Stefano Giannini, che è un altro importantissimo nome per quanto riguarda il repertorio di accompagnamento con i cantanti, il maestro Stefano Ligoratti, che è un pianista direttore, e tanti altri. Per l'esperto organizzatore eventi abbiamo la presidente del Teatro Sociale di Como, Fedora Sorrentino, il direttore artistico dello Sferisterio di Macerata, che sono poi alcuni degli enti che ospiteranno i nostri tirocinanti, appunto Barbara Minghetti, sarà Anna Maria Meo, che è il direttore generale del Teatro Reggio di Parma, avremo Angelo Gabrielli, che è il direttore artistico di una importantissima agenzia lirica di livello internazionale, che è la Stage Door. Avremo il presidente di Italia Festival, Francesco Maria Perrotta, che è l'organizzazione nazionale che raccoglie tutti i più importanti festival italiani. E poi naturalmente avremo dei giornalisti, perché la figura di esperto organizzatore eventi è una figura talmente complessa che ha bisogno di tante figure per la sua formazione, perché l'organizzatore eventi si deve occupare delle location, quindi dell'aspetto della produzione, dell'aspetto amministrativo, legislativo e contrattualistico, della promozione. Ecco, per esempio mi fa piacere ricordare tra gli operatori in Calabria coinvolgeremo, per quanto riguarda il jazz, Sergio Gimigliano, che è il direttore artistico del Peperoncino Jazz Festival, per i grandi allestimenti pop all'aperto in particolare Ruggero Pegna, che è il titolare della Sonette. Veramente devo dire abbiamo scelto un parterre di docenti di livello molto variegati, utilizzando naturalmente il meglio che abbiamo nella nostra terra, ma facendo anche venire nella nostra Calabria quanti rappresentano in Italia il meglio del settore di riferimento, perché è importante ovviamente dare una formazione veramente di alto livello per poi poter, non è solo i 60 crediti che fanno, diciamo, che aprono le porte al mondo del lavoro, ma sicuramente sono ecco, la formazione, le qualifiche che si riescono a raggiungere attraverso un master organizzato di un certo tipo, che tra l'altro non è soltanto diciamo un percorso formativo teorico. Per esempio per i primi due master, per i master di direttori e di maestri pianisti accompagnatori, abbiamo previsto l'ausilio di orchestre, di cori, di cantanti lirici, perché ovviamente ci sarà tutta una fase di preparazione, di studio a monte, poi tanti laboratori, perché queste sono figure che si devono perfezionare, specializzare, formare sul campo, quindi è ovvio che dobbiamo dare loro la possibilità poi di mettere in pratica realmente quello di cui teoricamente si parla, e quindi ci sarà anche un supporto di tante formazioni che sono indispensabili secondo noi, insomma, a realizzare una buona formazione. C'è anche un concorso lirico. Sì, come no. L'Associazione Stillo, di cui ho mi onoro di essere direttore organizzativo da tanti anni e che quest'anno con 33 anni di attività sul nostro territorio, devo dire che è molto attiva in tanti settori, nel settore della divulgazione, della promozione, della produzione e, come abbiamo appena detto, dell'alta formazione musicale. Noi anche qui siamo in scadenza il 28 febbraio con le domande, per presentare le domande per partecipare alla 16ª edizione del Concorso Lirico Internazionale San Francesco di Pala, che questa è una manifestazione molto importante che si terrà al Teatro Rendano dal 28 al 30 marzo,
ed è un concorso che vede la presenza ogni anno di moltissimi stranieri, ma devo dire anche di tanti giovani cantanti della nostra terra che si difendono bene. L'idea è quella naturalmente di avere in commissione dei professionisti che possano poi offrire delle reali opportunità ai giovani che partecipano ad una manifestazione del genere. Le borse di studio ovviamente fanno comodo a tutti e quindi quelle indubitamente ci sono. Dal primo al terzo posto abbiamo circa 6.000 euro di borse di studio in denaro, tra l'altro abbiamo anche due borse di studio legate alla nostra terra, perché noi non ci dimentichiamo mai di promuovere la nostra terra. Quindi avremo una borsa di studio esclusivamente per il miglior giovane calabrese entro i 26 anni e un'altra invece per la migliore esecuzione di un'area di un compositore calabrese. E la giuria, come dicevo prima, è una giuria veramente prestigiosa. Il presidente di giuria sarà il nostro direttore artistico, il maestro Luigi Stillo, e a fianco a sé ha voluto il direttore generale dell'ASDECO di Milano, Teatro Sociale di Como, Giovanni Vegeto, il coordinatore artistico del Maggio Musicale Fiorentino, Gianni Tangucci, la responsabile dello Young Artist Program della Fabbrica del Teatro dell'Opera di Roma, Eleonora Pacetti. Poi ci sarà Renato Bonaiuto, che è segretario artistico e casting manager del Teatro Coccia di Novara, il direttore d'orchestra Andrea Certa, che è responsabile del Luglio Musicale Trapanese, il direttore d'orchestra Giuseppe Sinzi e il critico musicale e direttore del portale Opera Click Danilo Boaretto. Una giuria appunto che si occupa attraverso le istituzioni che rappresenta di promuovere proprio i giovani cantanti lirici, i quali, come dicevo, affianca alle borse di studio in denaro, vinceranno delle scritture artistiche per debuttare dei ruoli in questi teatri, delle masterclass con docenti di canto di livello internazionale, delle registrazioni, molti concerti anche. Mi fa piacere ricordare anche quest'anno abbiamo al nostro fianco una bellissima associazione che ha già ospitato lo scorso anno i nostri vincitori, che è l'Associazione Amici dell'Oggione del Teatro alla Scala di Milano, quindi non solo concerti in Calabria ma anche presso istituzioni importanti fuori dalla nostra regione. Beh, e tra l'altro è un'occasione non solo per, diciamo così, promuovere il settore lirico, che per la verità un po' soffre in questo momento nella nostra regione, ma anche per promuovere il nostro territorio nella sua interezza, perché ovviamente organizzeremo come ogni anno, anche in questa occasione, vista la presenza di tutti questi artisti che arrivano un po' da tutta Italia, ma anche, come dicevo, moltissimi dall'estero, tante visite guidate, tanti momenti di degustazione di prodotti enogastronomici della nostra eccellenza, insomma una promozione sicuramente a tutto tondo.